Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, si è bucata la ruota della macchina di Chichi Zola. Allora, alla mia destra Chichi Zola Leandro e alla mia sinistra Milos, nome? Mato. Sono due belle speranze. Mato lo conoscevamo perché già giocava in Italia, nel Siena, ha avuto poco spazio, però quando ha giocato si è fatto apprezzare e gli stiamo dando un'altra chance qui in Italia. Lui è bravo. E Chichi Zola in Argentina dicono che sia un fenomeno. Vediamo qua in Italia se dimostra di essere così bravo come dicono in Argentina. A voi. Quindi direi di cominciare con qualche piccola presentazione. Leandro, tu vuoi presentare? Io sono Leandro Chichi Zola, sono un portiere che è venuto del River Plate Argentina, una squadra molto importante in questo paese. E sono venuto qui per continuare imparando, sono molto contento. Spezia è una bella città, una bella squadra, e mi auguro che tutto vada bene. Sono molto felice di essere arrivato allo Spezia, mi impegnerò al massimo per ripagare la fede che ha avuto nei miei confronti il mio allenatore ed il club, e sono sicuro che tutti insieme, con il supporto di noi, i nostri grandi tifosi, riusciremo a fare una grande stagione. Molto difficile per me perché qui è tutto nuovo, è molto diverso di Argentina, il portiere italiano. Sto qui per imparare tutto il giorno, è molto diverso. Sono contento perché sto imparando bene. Se tu hai pazienza, io voglio imparare. Ecco, dicono, il tuo preparatore Rolandi dice che sei bravissimo con i piedi, cioè sei un portiere di quelli moderni, diciamo, sai giocare la palla con i piedi. Sì, mi piace molto giocare la palla con i piedi. È una cosa in Argentina molto importante per i portieri è i piedi. Aspetto che voglio giocare bene con i piedi. Hai qualche parente qua in Italia, sono in Argentina, tutto parente in Italia. Ho un parente Rapallo, io penso Rapallo vicino a Spezia. All'Alcano, sì, io penso, non lo so bene. Come hai fatto ad arrivare a Spezia? Cioè una piazza, diciamo, non penso che tu non conoscevi lo Spezia. Come? In Argentina non conoscevi lo Spezia. No, no. Come hai fatto ad avere questo? No, è nuovo, nuovo per me. È una squadra bella, mi piace molto lavorare qui. Io voglio giocare, con la Spezia in Serie A, è il principale obiettivo. A chi ti ispiri? C'è qualche modello, qualche portiere anche del passato che ti ispiri? Modello? Gianluigi Buffon
tuo, diciamo, è scompleto. Giusto per stare bassi. Sempre, sempre me, mi appaggio. Marco, ti abbiamo visto in allenamento su, almeno ti ho visto utilizzato lungo tutta la fascia sinistra, ma tu come ti senti? Sei un attaccante, un difensore? Io mio naturale posizione, come si dice, a faccia destra, ma l'anno scorso a Siena ho giocato tutte le partite a faccia sinistra, o sinistro alto o sinistro basso, ma cosa devo giocare io qua? Se destro o sinistro per me è bene. No, lui diceva se ti piace più, cioè se sei più predisposto a giocare più difensore o più attaccante. Ma prima sempre più attaccare, perché quando devi fare difesa è sempre più difficile, ma ho detto, l'anno scorso ho imparato tanto calcio italiano, modo in calcio italiano, e ora sicuro che devo imparare ancora per migliorarmi, ma ora sento bene anche difesa destra o sinistra. Ok. Invece, che differenza hai notato tra il calcio provato, dove tu hai già avuto l'occasione di giocare, col calcio italiano? È differenza. Infatti, certo che sì. Perché qui è... Il calcio croato è buono, ma qua è tutto se posiziona la mentalità. È più tattico. Più tattico, più, sì, più serio, più se lavora, se lavora 100%, e questo mi tanto piace, perché puoi imparare tutto.